Quello che ho provato a tracciare è il cavalcavia di Viale Kennedy a Brescia, una delle strade di accesso alla città. Sotto questo cavalcavia, qui dove compaiono queste righe orizzontali, queste righe ricordano le saracinesche chiuse. In questo luogo era ospitato il punto incontro, un servizio di eccellenza dedicato ai migranti, in cui lavoravano circa 20 operatori, quasi tutti con contratti a tempo determinato, e questo servizio, dedicato esclusivamente a migranti, rifugiati, attività in carcere, è stato chiuso, risolto o esternalizzato e reso più precario con il cambio di amministrazione nella città di Brescia, 4 anni fa. Che cosa ci racconta questa storia? Noi avremmo voluto utilizzare questo come fondale, ma oggi piove, quindi riproduciamo il fondale al chiuso. Ci racconta di come i servizi che vengono rivolti ai migranti nella quasi totalità delle città italiane, dei comuni italiani, abbiano le caratteristiche di progetti, vale a dire che vengono confermati o disattesi anno per anno e non viene assegnato, se non in rare eccezioni, lodevoli eccezioni, un carattere di stabilità, tanto agli operatori che sono impiegati quanto agli utenti che vi afferiscono. Questa idea che invece che di servizi specifici dedicati a un'utenza così particolare come l'utenza migrante possano essere risolti con la categoria della provvisorietà, del rinnovo annuale, ci consegna anche l'idea di come gli stessi migranti vengano interpretati e vissuti come categoria sociale, come ospiti temporanei. Vale a dire che dentro questi luoghi abbiamo, o avevamo, come è nel caso di Brescia, operatori precari che incontravano e in parte ancora incontrano attraverso processi di esternalizzazione ospiti temporanei. L'incontro fra due precarietà, l'incontro fra due tipi di contratti inadempiuti. E questa riflessione, sia pure così sommaria, ci rimanda a un'altra questione più importante e più ampia, vale a dire che se noi consideriamo l'immigrazione come un fatto sociale totale, come ci insegna la letteratura sociologica e non solo, possiamo considerare anche questa categoria, cioè questo insieme di persone, uomini, donne, bambini che si spostano e che arrivano nel nostro paese e il criterio, la modalità con cui noi ci prepariamo ad accoglierli, a progettare percorsi di integrazione o viceversa, di nuovo a disattenderli. Possiamo considerare questo insieme di movimenti, di uomini, donne, bambini, di persone e di leggi normative e di attuazione di regolamenti come altrettanti indicatori dello stato di salute di una società e di una comunità locale. Vale a dire che se noi considerassimo queste persone, come ormai ci insegnano tutti i dossier Caritas dal 2005 in avanti e tutti gli studi più seri sulla materia, li considerassimo come elementi permanenti del nostro paesaggio, del nostro sistema di relazioni, saremmo chiamati ad attrezzare altrettanti punti di accoglienza e di integrazione al loro servizio così come ne esistono per tutti gli altri cittadini, cosiddetti autoctoni o lungo residenti. Viceversa, se noi li consideriamo e continuiamo a considerarli come soggetti semplicemente di passaggio, temporaneamente presenti nel nostro paesaggio, allora possiamo tranquillamente e potremo continuare tranquillamente, per così dire, predisporre dei luoghi transitori in cui operatori altrettanto di passaggio provvedono a alcune necessità in attesa che il problema si risolva. Ma questa questione non è che lo specchio di una dimensione più ampia, vale a dire che il sistema di accoglienza e di interazione fra cittadini migranti e cittadini lungo residenti, ambedue, ribadisco, cittadini, lo si verifica anche nel modo che abbiamo di comporre i quartieri, i condomini, le case popolari, il modo che abbiamo per gestire e occupare gli spazi pubblici, nel concedere o nel concederci la possibilità di esercitare il diritto di libera religione, per esempio, di aggregazione, cosa che in molti comuni bresciani non è possibile verificare, che non viene concesso. E allora noi possiamo, appunto, a maggior ragione, oltre che nel sistema specifico dei servizi sociali dedicati a loro, considerare la questione dell'immigrazione come un grande, enorme, gigantesco specchio che riflette il sistema di relazioni dentro cui tutti quanti, cittadini lungo residenti e cittadini neoarrivati, siamo immersi. E possiamo immaginare anche come possiamo
pensare di sviluppare un sistema di relazioni, se queste sono le premesse, vale a dire che noi ci ritroveremo nel giro di qualche anno, lo siamo già per quanto riguarda i figli, i ragazzi delle cosiddette seconde generazioni che sono nati in Italia, che sono compagni di scuola dei figli, dei cittadini lungo residenti in Italia, dei cosiddetti autoctoni, perché è solo grazie a loro che alcune scuole rimangono aperte, che alcuni servizi continuano a progredire, che il nostro tasso demografico rimane, che le fabbriche rimangono aperte, che le famiglie degli anziani hanno soggetti o donne dedite al lavoro di cura che rimangono e possono mantenere a domicilio i loro cari. La stragrande maggioranza, per non dire la totalità, dei migranti si muove, si parla di cifre che vanno dal 90 al 95%, quindi togliendo il mondo dello spettacolo, dello sport e altri dettagli, si muove per migliorare la propria condizione economica, chi altrimenti farebbe, spingerebbe queste masse di persone ad attraversare i mari piuttosto che a mettersi in viaggio su corriere, scassate in mano a chissà quali trafficanti di esseri umani, per migliorare la propria condizione economica o quelle delle proprie famiglie. Esistono interi paesi cosiddetti in via di sviluppo, le cui economie reggono grazie alle rimesse dei loro emigranti. Ma questa questione economica, semplice, tutto sommato comprensibile da tutti, viene ben presto trasformata in una questione giuridica. L'Italia e l'Europa in generale ha costituito una fortezza costituita di norme e regolamenti che tentano di limitare l'arrivo e l'insediamento di migranti da stati esteri, i famosi decreti flussi o le regolarizzazioni che si susseguono, ormai è dimostrato, non servono, non riescono a limitare l'accesso di migranti che comunque decidono di spostarsi, fuggendo da situazioni vicine alla disperazione o da guerra o da altre condizioni molto critiche, eppure realizzano un disegno che è quello di creare ostacoli, quindi è una dimostrazione simbolica di come, di quali siano i rapporti di forza e di chi comanda dove. Quindi la questione giuridica, che ha anche una conseguenza immediata, è una questione di tipo securitario, bisogna tenere sotto controllo questa massa di persone che si muove, dimostra anche come, e mostra come attraverso il finanziamento dei cosiddetti CIE, che hanno sostituito altre forme di detenzione provvisoria, la gran parte dei finanziamenti venga drenata e venga distolta da progetti e processi di integrazione. Quindi la questione economica diventa ben presto una questione di tipo giuridico-normativo, che sul piano simbolico aggredisce questa materia, la risolve, come dire, la riplasma e dà un'altra forma. Infine, questo è il terzo passaggio, che è quello cruciale riguardo al nostro cavalcavia di Viale Kennedy, è che la questione dell'integrazione viene delegata pressoché totalmente a tutti quei settori del welfare o delle politiche sociali in cui i singoli cittadini migranti si interfacciano, si mettono in relazione con operatori o con segmenti del welfare. Questo vale per gli ospedali, per le scuole, per i servizi sociali. Vale a dire che la questione economica, si badi che la questione economica riguarda anche gli imprenditori che assumono manodopera migrante, che quindi grazie a questa forza lavoro riescono a tenere in piedi le proprie fabbriche, i propri campi, il lavoro stagionale dei migranti e così via. E il passaggio poi è una questione giuridica e dal punto di vista della ricerca della sicurezza, l'apertura di tutti questi centri, nei cosiddetti centri di identificazione ed espulsione, assorbe gran parte delle risorse disponibili, così che non rimane che un welfare, un sistema di politiche sociali che decisamente sta conoscendo un periodo di fortissima crisi, quello di risolvere quasi magicamente a questo punto e con pochissime risorse, ma con una grandissima disponibilità da parte di tutti gli attori, cioè gli operatori, i loro coordinatori e dirigenti, pubblici e del privato sociale, dicevo, la questione dell'integrazione viene delegata massimamente al sistema sociale, che quindi deve cavarsela con pochissimi mezzi e attuando delle iniziative, e torniamo al nostro cavalcavia, che si dimostrano essere progetti finanziati in maniera precaria per utenti provvisori e con operatori altrettanto instabili o precari.